battaglie con l'ultima parte che è Berserk 3. L'epoca muoro. E dopo Harry Potter chiudiamo pure Berserk. Yeah! E che cos'è, oh? Non piangete, piccoli angeli, piccoli apostoli. Si vede che è tempo di cose nuove, è tempo di rinascere. E quindi, finalmente, la parte finale, le parti, parte 5-6 di Berserk, il segno del muori. L'avvento di chi? Mo lo vedi. Anzi no, non lo voglio fare. Già mi pian male, raga, già mi pian male, io ve lo dico. Già mi pian male. No dai, oh, quasi ride, su. Il film inizia con dei piccoli angeli che giocano sotto dei panni. Me li sporcate, vandali! Si ve piove consacro! Subito che hai visioni così? Ma perché? È presto! Vabbè, Griffiths gioca la guerra e vince tutta la pagnotta come al solito. Va che carino, Griffiths. Un piccolo angelo vero però, tiè. Un putto! Lo vedi? Da putto a puttano! Un falco si libra nell'aria. Azz, che bello. Ci chiamerei l'armata. Ed ecco il palazzo. Heil, che schifo il giocattolino. Meglio il palazzo. Arrivo. Che cos'? Compare una luce più luccicosa. Ma il sogno, l'utopia, il messia. Sto cazzo. Griffiths si sveglia, era tutto un flash, sta lì lì per impazzire. Ma il pensiero di Gatsu, l'uomo che gli ha fatto perdere tutto, è anche l'unica cosa che lo tiene sano di mente. Come non detto, ha sbroccato, vede le cose. Ma forse le cose ci stanno per davvero. Harry Potter, wow, Harry Potter. Cioè, nostro signore, principe, mezzo sangue, no. Baciamo le mani. Ma che so, i demoni siciliani. Baciamo la mano di Dio. Non esiste la mano di Dio. Dicerie, sono onesti lavoratori. E poi trip misti spoiler, cose incredibili. Sboh, tizio che ha portato il lifting al livello successivo. Buonasera. Guardi, questo è il riassunto del Berserk. No, The Mars Attack. Lo so cosa hai notato. Sta a vedere che capoccia. So intelligente io, eh. Che? Se beccamo presto, mi raccomando, riguardati. Anzi no, peggio stai, meglio stavo noi. Ciao. Cambio scena. I taglialegna hanno quasi raggiunto lo stack e se stanno per dirigere verso il centro città o la segheria se il giocatore l'ha costruita. Ma tra gli alberi vedono qualcosa. Mi fa tagliare sta cosa. Vai gli alberi, tutti belli illuminati. E il coso che risente della teoria del buco nero dei Watari. Se non t'hanno presentato come personaggio, assorbi la luce. Cioè, ma poi chi cazzo sei? Dove essere il barone? Il barone serpentone che vedi prima del flashback l'epoca muoro, in quei 2-3 numeri che precedono questo flashback appunto. E capisci? Ah, ma questo già ho visto. Qua non te vogliono far capo in cazzo, pure saletta il fumetto. Ma chi è? Pare un insetto. Lucin? No, è troppo grossa. E poi lei ha vede Rickett dopo. La donna mostrona, quella là. La prima apostola che vedi? Può essere, mi pare lei. Boh, vabbè, in chiesa intanto so preoccupati. Un sacco di gente ha disdetto l'8 per 1000 alla chiesa apostolica. E continuano ad anticipare cose quelli che investigano sugli spiriti. Ecco perché hanno messo Farnese e Serpico al film prima, perché sono collegati a loro. E vabbè dai, guarda chi rivedemo. Il souvenir cubista che continua a farsi i giretti e viene trasportato verso la sigla. Non hanno messo il serpentone, peccato c'entrava con sta canzone. L'India vera. Boschi, squadra dei falchi. Più va avanti sto film, più mi fa capire che hanno tagliato il pezzo de cazzo col cavaliere del teschio che lo avverte. Ma invece no, l'hanno messo dopo. Bah. Hanno tagliato pure il suo incontro con Shilat e tutta la cultura Kushan, Barkilaga, come cazzo si chiama, che è importantissima nel mondo del Berserk. Gli indiani appunto del mondo del Berserk e del mondo in generale, perché sti Kushan sono esistiti veramente, tra l'altro. L'impero Kushan, non lo sapevo, ho scoperto oggi. Quindi del mondo e basta. Intanto Judo cerca di fare gli api a bene a casca.
Dai, in te butta giù. Sarebbe come cascare. Perché è passato l'ultimo anno? Perché è passato un anno da quando hanno imprigionato Griffiths. Un anno a torturarlo. A difendere i rimanenti della squadra dei falchi. E Casca sta molto più devastata psicologicamente del così. Tutto è distrutto, tutto finito, senza Griffiths e Gatsu. Ma qua tutto un po' superficiale. Sì, ce la farò, sì, buoni sentimenti. Ma fai vedere la disperazione della gente. Questo ha passato l'ultimo anno nel terrore. Oddio, mo ci ammazzano, oddio, mo ci circondano, oddio, imboscate. La squadra dei falchi ormai è ridotta a una banda dei ladri, dai nobili che erano, pensate, ricercatissimi. E infatti Gatsu lo viene a sapere, perché sono ricercati, a sto torneo, quello di prima, dove conosce Shilat. Conosce. Gli fanculo così! Gli dà una pizza qua a spada, carcola! Una pizza qua a spada! Lo swag! E poi, imboscatone! Sei un idiota, Rickett! Qualcuno ha detto Rickett! Finalmente! Tre film per il nome suo! Una gioia in tutta la tristezza, perché i soldati morti ovunque, eppure i cavalli. Ma perché sempre i cavalli? Ma che te stava a fa? Niente! Ecco Shilak, Shilat. Ehi, come andiamo? Mo non può parlare, sta all'ora. Ma è simpatico. Tranne quando te lancia i chakra in faccia. Lì è un po' fastidioso. L'ha schivati. Bra! Mo però donna a cercarli, az. T'avessero preso, l'avessi tratti dalla tua capoccia. Quelli vanno un doglia pare, mo. Scus! Vorrei vivere perché. Mentre i cerco, ve lascio con tutta gente. Ma dove va? No, Chiasca! Ridaglie questo! Io non ho capito se dicono Chiasca dall'inizio o questo gli hanno proprio dato il copione sbagliato. Ari, ecco Shilat. Ma tu eri annato? Tu eri annato? Tutte cose, e vince lui. E Casca? Manco te lo dico che fa. Lo sai già! Ma lui è bravo, eh. Manco l'ammazza subito. Si arrenda, signorina. Così evito di fargli il trattamento a Ned Stark. No! Conterò fino a tre. Uno. Non mi arrendo. Due. Ma vatta apri in supermercatino. Trrr. Maledetto perché sono indiano. Sboccarci in testa Shilak. Che mi pare sia pure mezzo principe della tribù loro, eh. Come ti permetti? D4 te prego, D4 te prego, D4 te prego. E 4. Oh, bravo. Uno, due, tre e quattro. Passo. Chi è che salva Casca? Gatsu. Un grande ritorno. Dopo 20 minuti perché a fine secondo film se n'era andato. Però rieccolo. Oh, ma dopo la balena, da muori Orfeo, qua te famena. Dar circense faghiro. Lo dici perché sono indiano? No, perché zompi da tutte le parti, tiri anelli, frate. È vero, quello lo faccio. Forse veramente t'ho sopravvalutato, eh. Non erano le cose tue. Fermi, personaggetti filler. È il momento del duellone. Ah, ok, grazie. Ci ha salvata la vita perché contro quello... Subito con l'Urmin. Tagliati i chakra. Vabbè, l'ha usati prima. Però qui c'era pure la sottotramina comica di Gatsu. Li usa contro Gatsu. E Gatsu li riacchiappa. E va quanto è bravo a tirarli pure. Va. Vabbè, Urmin. Tette le fruste tonanti. Tagliatelle. Tonanti. Ma va che forma c'hanno, sì. Sono le tagliatelle dei barchi laga. Tonanti. Guarda come tagliano a pezzi il nemico. Tagliano, tagliatelle, tagliatellano. Chiamale così, te prego. No? E Gatsu allora gli fa l'attacco mattarello. Con lo spostamento d'aria le manna tutte via dal Gatsu. Letteralmente. E Shilat cambia subito arma e separa. Ma lui è bravo, t'avevo detto. Nel durante, i compagni di Shilat non hanno ben chiaro quello che stanno a fa, perché vanno addosso a gente con la balestra. E a gente che ha balestra, uno, due, scoccare, torna indietro, ricaricare, uno, due, scoccare, oh! Shilat non la prende bene e tira un chakra filler. Gatsu però lo respinge! È un fuori Gatsu, signori! Che però sta per colpi casca. Ma viene salvata da judo. Ma che fa sto film? Cioè, Gatsu sta per ammazzare Casca. Ma te pare che respinge la umanna contro Casca? Va bene. Ma per far cosa? Per dare un po' di spazio a judo. Ma taglielo prima quando aveva senso. Il film prima alla locanda. Vabbè, morale da folla è tornato Gatsu. Yeah! Tutti felici. C'è pure Pippin, va. Ciao Pippin. Gatsu! Aia, Casca si è arrabbiata. E vuole parlare con Gatsu. Ma prima pezzo che ne unisce due. Il poco prima di sta battaglia, dove ripensano a tutto quello che hanno perso. Griffiths, la nobiltà, tutto quello che hanno costruito. E il poco dopo, con Gatsu che viene a sapere tutto quello che hanno perso. Mannaggia Flora, che bordello. E lo sai di chi è la colpa? Buono, dai. Non tua, non tua.
C'è ancora Gaston, pensa te, te lo ricordi? Il primo ufficiale della squadra d'assalto de Gatsu, praticamente. Dal film Unissimo! E invece qua, due frasi de Colcas. Fine. E no! E no, però! Qua Gatsu dice cosa ha fatto quest'anno. Eh? Cosa hai fatto di così importante? L'hai trovato il sogno? Che c'ha vita fa? Dici. E niente, mi sono allenato. Te sei allenato? E non te potevi allenare qua che la squadra? E così Griffiths non sbroccava? Ma ero da solo in montagna. In montagna? E non potevi andare su una collina qua dietro e fatti i cazzi tuoi, non dirla a Griffiths, così non sbroccava? Ho conosciuto pure un vecchio e una ragazzina. Allora non volevi manco stare da solo? Dai, avevo bisogno di tempo per me. Hai dovuto far teatrale. Me ne vado. Pallenate che la spada come ha sempre fatto. E morì, eccote qua. Dopo un anno volevi guaiare Griffiths. Dovevi trovare almeno la cura per il morbo grigio per guaiarlo. Si è andato a allenare su un monte de merda. Ho fatto la cazzata, ho capito, ho capito. Ma comunque, mo lo salvamo. E cambio scena. Casca vuole parlare con Gatsu. Che vuoi? Fatte secco. Casca! Difenditi! Mi costringi! Sguaina la spada! Alimentiamo i miei mini a cui volevo dare un freno! Disloca l'armamento! Gatsu gli fa lo sgambetto! Oh, ma casca sempre, ma non è cattiveria, ma più degli altri! Ma perché non sapete salutare sta cazzo di armata? A quello io faccio bella per te, te sfido! A te ciao come va, te sfido! Ma che funziona dal contrario? Ma uno mi deve mandare a fanculo, ma per il sorrisino! È colpa tua! Lo hai rovinato, Griffiths, saluto Pia, il messia! L'avevo detto io! Qua un altro mischione de cose che gli ho dato un po' dentro la grotta al pezzo del film prima, del tipo tutti si è avvicinato a lui così tanto, ma glielo doveva dire prima. E infatti qui gli diceva pure: te ricordi che ti ho detto che quelli come lui sopportano più di altri? No, non mai detto. Il film non ha fatto vedere un cazzo. Ma Griffiths aveva bisogno di te! Gatsu abbozza e se via pure la cagnata. Ma che sei matto? Lascia la spada! Sanguini! E questo succede se attacchi la gente con un oggetto contundente. Ma so cose che si fanno. Era per rafforzare il mio concetto. Casca però dice a Gatsu quello che un po' aveva sospettato, ma che aveva scacciato subito dalla sua mente. Perché Griffiths ha perso tutto per colpa mia. Andiamo! Te pare che si rovina così perché aveva bisogno di me? Come on! Per me! Sono lusingato, ma dai! Anzi, io ho seguito l'esempio di Griffiths e ho preso la mia strada. Tu prendi la tua strada, io prendo la mia. È finita così. E te dovevi fare i cazzi tua! È quello che ho fatto. Allora non dovevi farteli. E qua ridaglie con la fiera del contrario. Dopo Zod pure casca. Cioè, ne la posso fare, cazzo. Qua dice: volevo essere la sua spada e non sono divenuta neanche la sua donna. Semmai il contrario. Non potevo essere la sua donna perché ci aveva da sposare principesse. Quindi volevo essere la sua spada almeno. Ma non sono riuscito a far manco quello perché c'eri tu. No spada e manco donna. Il contrario! Questo, la profezia, come salutano un'armata. Tutto al contrario. Altre frasi a caso, che di casca te fanno capo in cazzo. Non c'è mai stata una mancanza che la mia sola presenza. Ma chi l'ha adattato a cannarsi? Ma il punto è che lei dice: ne la faccio più. A preservare un sogno di un uomo che non so nemmeno se è ancora vivo. Mi raccomando, non mettete le frasi così, che te fa capire. No, no, vabbè, attenzione, casca, ce prova. E invece sì. No. Per l'ultima volta, se spera, perché però lo vuole lei. Casca. Stasera mi butto con te parte 2. Ma Gatsu la recchiappa subito con un gesto tecnico incredibile, amici. Non mi ricordo più a quante volte stamo che la sarva. Mentre casca. Oh, hai rotto il cazzo, eh? So tre firme che non fai altro. Cose che capitano al capitano casca un cazzo. Mo fai apposta pime, mini. No, no. Ma come no? Oh, ora che ci pezzo fa? Che taglio c'ha dei capelli? Oh, tra tutti! Il caschetto!
Mo fai apposta. Casca, casca col caschetto. Andiamo avanti che ci sono le introspezioni belle. Perché Casca, nonostante voglia ucciderlo a Gatsu, anche adesso ha sorpassato quella sottile linea che c'è tra odio e amore. Ma già da un po', già da quando il fatto di vedere Gatsu andarsene gli faceva più la bua di Griffith impresa a male per la sua prima sconfitta. E poi Gatsu, ti fai la bua sempre per colpa mia. E perché ne ha visto dopo? Che? Niente, niente. Piango io, Norbegelin. Tutto veramente un cerchio che si chiude ogni volta, eh. Comincio a sentirmi un po' in colpa. Beh, no, veramente, per esempio, contro Zod era per vedere dove stava la squadra mia, te c'entra in cazzo. Non rovinare il momento in cui perdo la virginità, che ogni donna lo sogna. Ah, scusa. Che cos? Eh sì, perché Super Mario insegna che se salvi una, poi quella te la deve dà. Mi pare una cosa molto sessista. A Nintendo ha fatto le regole. Se mi salvano da morte certa, che faccio? La devi dà. E chi sono io allora per andare contro le aziende miliardarie? Che bacettini! Oh, finalmente un momento bello besti due! E io quando lo leggevo ero tanto contento. Soprattutto Gatsu, tu hai visto tutto il passato suo. Oh, piada bene per una volta in vita tua. Mo che poi... E nel film trombano fine. Ma porca... Ma perché? I discorsi belli! Tutti tagliati! Ma uno dice tagliano qualcosa, qualche discorso. Tutti! Tranne quello del sogno, più o meno. La presa a male. La presa a male mi consacrò per continuare a vivere. Qua ci stanno due cose pesantissime, pesantissime, tagliate, cazzo. Vabbè, una è scusabile, perché non sa il passato con Gambino e Donovan. A ritaglie con Donovan. Ma voi che traumi passati con Donovan? Non si ripresentino qua, cazzo? Quando perda la virginità, no? Perché, capisci quanto è molto più profondo Berserk? E quanto sti film non rendano un cazzo? L'altra cosa che Podono mette, e che durava pure poco, so i dubbi de Casca. E io lo sapevo! Ma scusa, ma non so le regole da Nintendo! I dubbi seri, non le cazzate! Cioè la paura che dopo questo, quello in cui ha creduto fino a mo', perda importanza. Che l'amore gli annebbi il giudizio, diciamo. Ha paura di cambiare. E Gatsu, che sa sempre cosa dire, gli dice: guarda quanto sei sfrecciatissima dappertutto. In teoria, che qua, a parte sto buchetto, che pare il vaccino del vaiolo che c'ha mia madre sulla spalla. A parte quello, è liscia come il marmo de Farconia. E lei? Finisci bene la frase che stai per dire. Vuol dire che hai combattuto per qualcosa. Qualcosa a cui tenevi veramente. E lei? Vabbè, te sei arvitato ancora. Ma so pur sempre una donna, e che cazzo? Non è bello che sia così sfregiatina. Appena volta, non pensiamo e godemosela. Basta che tu ti senta viva. Ma sì, dai, e pare finito tutto bene. Cominciano a fare all'amore. Ma in sto fumetto, ogni tre pagine ci deve stare qualcosa che non va. Gatsu, tutto bene? No! Tutti i traumi passati ricicciano fuori, perché questa è la prima volta pure per Gatsu. Va che bella tavola, non la censuro nemmeno, vaffanculo, è una bella tavola. Va come si chiama il capitolo. Ferite! No, Gatsu tromba e poi dice: mo me ne vado, bebè. Che sì, lo dice, ma dopo! Cioè, boh, dimmi te se questo è Berserk. Comunque, traumi del passato, lui c'ha sta cosa che sovrappone gente a altra gente. Traumi, traumi, traumi! Si ferma. Gatsu? Era un po' fortino, ma stavo nel medioevo, andava ancora bene. Boh, cerca di strozzarla. Ecco, questo non va bene. Gatsu sta flashando malissimo. Qua... io non te so aiutare. Ci vorrebbe uno psicologo. Mentre qua nel film ricordamolo. Mannaggia che ne hanno inventate le sigarettine. Ci starebbe, eh? Ma che è Adrian? Gilda, ma sai che in un po' di scene mi pare Adrian? E mi spaventa sta cosa. Ma pure come si muovono, la faccia sua, i primi piani, le animazioni. Ma lo vedi Adrian? I want to know. Solo io? Perché mi rendete Berserk Adrian? Vabbè, stiamo al momento in presa a male massimo. Gambino ti ha venduto. Ci dovevi crepà! Gatsu, femminicidio! Gatsu si ferma pensando alla denuncia. No, ai drammi. E li dice a Casca. Anche se in uno stato ripeto, chiamate qualcuno con una laurea in psicologia, anzi due, pure in farmacologia, perché questo è pericoloso vero. Altro che Shutter Island. Richiamo il caso? Chi fa Gatsu a 9 anni? Nessuno, grazie, lobotomizzatelo.
dategli le goccine, psicologia e farmacologia. Così, grazie alle sue due lauree, i bebini gli dà una mano, perché qua è splitte prima de splitte. Tutto gli dice, de Donovan, de Gambino, il padre adottivo. Che bravo, l'ho ucciso quel James Bond. Ah, quindi Gambino t'ha fatto le cose brutte. No, lui era bravo. E non mi ci stai facendo capire un cazzo. Gambino era mio padre adottivo, che mi ha venduto a Donovan quando avevo 9 anni. E poi io ho ucciso Donovan. E dopo 2 anni pure Gambino, che ubriaco ha cercato di farmi secco. Ma io ho ucciso lui. Sono io che rimango in piedi per ultimo. Capito? E sta cosa, credo, mi abbia un pochino traumatizzatino. Oh, mo ho capito. Beh, che dire, parlare di padri morti e violenze subite da piccolo non mi sembrano gli argomenti adatti per settare il mood della tua prima volta. Mi dispa, ho rovinato tutto, come al solito, è sempre colpa mia. No, no, guarda, anzi, mo se siamo avvicinati ancora di più, guarda un po'. Oh, che bello, non me l'aspettavo. Perché conosci le donne, mi ha fatto vedere pure il lato fracile. Adesso proprio sono partita, scordammo solo passato. Via qua. E blam blam blam. Tutto tagliato, sacrificato alla mano del dio Danaro. L'unico momento felice dei loro due, oh. Affanculo così. Guarda, guarda. Se rivedo sti frame piango, mi posso guardare. E vabbè, dopo l'amore, io me ne vado. Aveva ragione mia madre. Vieni con me. E a squadra? E sti cazzi? Tagliato pure il discorso dei scintille. E lo so, in quest'anno, dove sono stato sul monte, ha conosciuto pure l'uomo del monte, Godor, il creatore dell'ammazza draghi. Famosa fu la sua frase quando Gatsu riuscì a brandirla. Come Godor! E durante questo periodo capisce che le cose che ha toccato con le mani non sono che un millesimo di quelle che ha toccato con la spada. E che come a Godor affascinano le scintille quando il suo martello batte sull'incudine, che come la sua vita esplode in un istante davanti ai suoi occhi, così lui nelle scintille che le spade fanno quando si scontrano vede due esistenze che si mettono in contatto. E allora decide che lui impugnerà la spada per se stesso, per far scoccare la scintilla della sua vita. Wow. Ma qui voglio fare all'amore con te. Senza te non posso sta perché tu mi appartieni. Che ci sta pure questo. Ma non solo, ma no. Che poi casca se incazza, gli dice: sei uguale a Griffiths, pensate solo ai cazzi vostri. Mentre qua abbozza: questa casca aspetta a te. Una geisha, le mani in capoccia. Leva qua la mano che ta stacco prima del tempo. Scus, non so un cane, quello sei te. Ok, il senso di sacrificio pizzica. Casca, svegliati. Ma lei è narcolettica e non si sveglia. Certo, anni di guerra e non si accorge dei rumori, non c'ha i sensi a fior de pelle pure lei. Ma cosa fai, film? Te inventi una scusa per inserire un personaggio che dovevi mettere prima. Ma se volevi mettere sta scena, no? Ma perché mo? Ma perché cambi le cose? E gli elevi il significato? Perché Gatsu stava da solo un anno prima a dubitare della sua scelta di essersene andato. E infatti era lui che fa: Are you sure about that? Mi sa che ho fatto la cazzata. Cioè, e invece Gatsu nudo, ma leva qua la spada da là. Natale nelle Midlands, sul serio. E gli l'abbiamo fatta in tutto il suo splendore. Ecco il cavaliere del muori, del teschio, e il cavallo del teschio. Continua la grande tradizione dei cavalli incazzatissimi su Berserk. Va, è apostolo pure il cavallo. Ti considero. Ma chi sei? Ma che vuoi? Sono venuto a farti un'altra profezia. Ma non mai devi fare l'altro anno. Mo sono arrivato. Vabbè, mo è facile che è tutta a puttane fa una profezia, eh. In teoria ma dicevi prima che Griffiths andava da Charlotte. Lì sì che te faceva cagà sotto. Perché tu leggevi. Che cosa succede? E allora vaffanculo, me ne vado. Augurissimi, eh. Mi raccomando, quando il sole gioca a nascondino, andateci de faccia, eh. Va bene, scus. Allora, so cazzi tu. Tutto qui. Questa è la versione breve, non lo so se me va più di dite là. Sono stato un anno a cercarte, mica mi sono divertito, eh. Dai. Va bene. Fra un anno a partire.
partire da oggi, ma questa la tagliamo perché è già passato l'anno, giungerà il tempo dell'eclisse. Eclisse? Eclisse. Sei voti in tutti e due modi? Tante care cose, salutami Griffiths. Continua, please. Giungerà il tempo dell'eclisse e succederanno le cose brutte, ma brutte vere. Però tu, che sei nato da una madre morta, sei l'essere più vicino ad essa e quindi puoi sfuggirle. Ignotus muto! Na vita ho curtato dal mantello di invisibilità! Con la paura, oddio mo me lo levo, oddio mo me ciocca! Cazzo a viso aperto le sfugge! Te pia il mantello da pallottola, te ce pia pizze! Se uno sapesse dove sta, Ignotus, lo sai te? Ma che ne so. Discorso un po' stringatino, ma abbastanza fedele, dai. Però veramente, cannarsi sei tu. Sono l'Elsa, il filo e la punta della spada di colui che può avversare la morte. Può avversare la morte. Avversare la morte. Di colui che può avversare la morte. Ma avversare? Ma che cazzo di parole? Fronteggiare la morte, toh. Ma è cringe pure fronteggiare. Ma avversare? Ma lo senti? Ogni tanto sento veramente delle frasi difficilmente comprensibili. Vabbè, cià, che devo annedita. Eh? La squarta agli apostoli, cià. Aspetta! Gazzu è deluso. Lo si denota, va, ma che so, è metafore. Mentre casca, continua a ronfare proprio. Sono arrivati cavalli, gente che ha voce stroboscopica. Vabbè, bah, subito a salva Griffiths. Vabbè, c'è sta, dai. Però qua Gatsu pensa, ma i pensieri, le introspezioni a sti film non piacciono. Pensa a quello che gli disse il cavaliere un anno prima e a quello che gli ha detto Casca. Comincia a sentirsi in colpa. Ma non è che veramente Griffiths, il prote Griffiths, l'irreprensibile Griffiths, che pensava solo al sogno, il falco che non atterra mai dove strisciamo noi, non sapevo avesse anche sentimenti. Tutto sto bordello è colpa mia. È mausoleo. Quello che veramente fa incazzare sti film, è che è tutto a caso. Ma proprio come fanno i film dai libri, che semplificano. È tutto veramente a caso. Questi entrano a caso, beccano la principessa a caso, si mettono d'accordo a caso. Quando loro si sono messi d'accordo prima che la principessa, che gli ha rivelato sto passaggio segreto per il mausoleo. Se no che cazzo ne sanno questi? Come entrate nascosto nelle prigioni? Ma bastavano due frasi. Abbiamo una talpa. Davvero? Principessa? Eccoci qua. Namo, stesso tempo, ma con senso. No che vi aspettavo. Ma detto così, senza spiegare. Che pare che se fai passeggiate in mezzo alle tombe questa. Ma che è Morticia? Scendono e te fanno capire che Charlotte comunque è veramente innamorata di Griffiths. Rischia tutto. È una certa che rompe pure le guardie. Fa un pezzo legge da strada, ma hai visto becchi spicci. Damn, it feels good to be a gangster. E quasi sviene dopo, perché è cresciuta sotto una corazza di vetro, non una campana. Non è abituata a ste cose, ma trova la forza per Lord Griffiths. Ah, altro che principesse Disney. Questa non è la Disney, è lei che va a salvare il principe negli anni 90. È facile mo a fare cose girl power. Ma qui subito con la storia della torre. Che torre? La torre della rinascita, la torre più antica del regno, che precede addirittura il regno delle Midlands. Ora è usata come prigione. E perché si chiama così? C'era una volta, come non detto, un tempo in cui si combatteva ogni giorno. Tipo mo. Esatto. Combatti, combatti. A una certa arriva un uomo che solo poteva cambiare il mondo, che conquistò tutte cose e unì gli staterelli sotto un'unica bandiera. Quest'uomo era l'imperatore Gaiselic. Non si sapeva da dove venisse o come avesse radunato il suo esercito. Griffiths Intensifritz. Un po' Griffiths, un po' Gatsu. Ben presto si fece un nome e venne conosciuto come il re dispensatore di morte, perché combatteva senza pietà e indossava sempre un elmo a forma di teschio. Beh, Gatsu non fa l'associazione. Gatsu era incoglionito, ok. La conosco pure io, la storia del re muori. Si dice che abbia costruito una capitale grossa così, che fu chiamata Midland, l'origine del nome del paese. Anche adesso c'è una torre nel vessillo Midland, terra di mezzo. Zitto che Tolkien ci fa causa. Ma a Dio non gli stava beh sta città votata al peccato, e inviò 5 angeli per farla sprofondare.
ma una telefonatina, una mail che ho scritto, regà, de meno, un fax, toh, no, Dio, o se sta zitto o cataclisma. Ma non erano quattro gli angeli? Ancora per poco. Non te fanno vedere la splash page fica, capito? Sti film, ma è una cosa epica. Berserk è bello pure per sti disegni assurdi. La città sprofondata è qui sotto. E la torre della rinascita è stata posta come sigillo a tutto il male che ci sta. Il male? Qua è Anna, un saluto ad Amigella de Charlotte, che fa casca una lampada. Nel fumetto, ovviamente, è casca. L'hanno fatto per non alimentare i memini, gli stereotipi, bravi. L'importante è che vedemo quello che c'è sotto. Tutti i cadaveri, e qua non te sbagli. Ma con in più, in fronte, un simbolino particolarino. E chi so questi? Ancora non si sa, carcola. Per me, so i sacrifici dei guys, Lick, per diventare tutte cose. Oppure so gli angeli che hanno sacrificato tutta la città quando l'hanno fatta sprofondare. Magari è stata teatro di un'arte eclissi sta città, mi viene in mente. Ma non lo so. Miura, finisci! So arrivati da Griffith, tagliando tutte cose. La gelosia di Casca, la fanghirlaggine della principessa, che è un po' misa, eh. Voglio venire con voi! Ma è pericoloso, se la principessa ci inseguono. Voglio stare con Griffith! E dove sta? Eccolo di è! Bella raga, ve consacro! Che? So più magro! Lo vedo! Scusate se non mi arso, ma i suoi tendini sono stati recisi! Quindi non si potrà mai più arsa! E io mi ricordo quanto cazzo ci rimasi male quando lo lessi! Tendini recisi! Niente! Non potrà più prendere una spada! Irreversibile! Fine! Ma perché? Casca! La chiave per il casco! Ma chi è quella striscia de bacon se muovente? Casca il casco! Ma che casco? La chiave! Aprono il casco! No! Richiudilo! E non te fanno vedere sotto! A parte sti frame che mi sto dando a cercare, che dicono sia così! Perché io quanto lo volevo vedere e non vedere! Sai la sindrome di incidente stradale? Che tutti vanno a vedere che succede! No! Se dobbiamo fare i cazzi nostri, namosene! Però è l'istinto! Secondo me lo famo inconsciamente per imparare come evitare. Evitate finire così, capito? Tu guardi un incidente e te rendi conto che non voglio finire così. E inconsciamente ben po' guiderai più sicuro, fidate. Ma sto di a caso, eh. Cazzo ne so io. Serve sempre quello che hai due lauree, via po'. A tutti gli è più a male. A Griffith ancora di più. E cerca di strozzare Gatsu. Cioè, ci prova, porello. E può essere pure che sia vero, eh. Perché qua sembra di più. Pure nel fumetto fa una cosa simile, ma io non me ne ero accorto che cercava di strozzarlo. Cioè, ma poi si abbandona all'abbraccio di cazzo. L'abbraccio. Sempre per sto dualismo interno che ha. Te voglio bene, ma tacci tu, ma è distratto dal mio sogno. Tutti vogliono andare da lui. Sta buona! E che solo tu? Voglio stare io con Griffith! Griffith è mio! Ama me più di voi, lo sapete. È vero, vabbè. Non c'è tempo per la fila e firma copie. I nostri eroi e Griffith vengono intrappolati dal behelit umano. Va chiuso dentro. Questa porta è spesso 4 volte più del normale. Appena dice questo, già capisci che sta porta gli ha fatto destro lavoretto. Hai visto, sì? E io ho fatto le cose brutte. E poi le cose ancora più brutte. E poi quelle che se fai vedere su YouTube non è che te demonetizzano. Chiudere il canale a te, ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli, finché non esploderà l'ultimo server di Google. Gatsu. Cioè, guarda che disegni. Guarda. Altro che Adrian. Qua invece a me pare più sullo splatter i film l'hanno fatti, eh. Danno più importanza a lui che gli taglia la lingua. Perché a Griffith gli ha tagliato pure la lingua. E qua ci fa proprio bla 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 bla. La violenza è un contorno per i discorsi. A me de ste cose, quando leggevo, per ditte, colpiva di più la risolutezza, la rabbia, i sentimenti. E questo traspare poco. Vabbè, ciao Nanetto torturatore. Che nella prossima vita tu possa essere un Bolton, perché, cioè, scorticava la gente, la curava per non farla morire e poi riscorticava. Got prima de got. Ma stiamo ancora a niente, raga. Più andiamo avanti, più voglio interrompe. Arrivano tutte guardie. Frasi standard sbruffoncelle, perché non si rendevo conto di chi cazzo c'evo davanti. Scintille che si spengono. Mettiamola così. La famosa tecnica taglia erba.
Ma quelle sono balestre o selfie stick? Scoccate! Ma Gasso ormai ha livellato troppo. Sta avantissimo. Usa gente per menare ad altra gente. E per pararsi. Mentre i suoi compagni, permesso, la loro unica preoccupazione è non scivolar sul sangue. Davvero? Perché... Guarda che faccia! Ma è ancora umano lei! Guarda che roba! Fermatelo! Con Gasso oscilli sempre dal "oh poverino, ma perché gli succede tutto questo?" al "no! Proteggete gli altri da lui!" E così deve essere. Sta succedendo un po' il bordello, eh? Quindi avvertono il re. Che bello giovincello! Il re sta una chiavica! Peggio de Theoden! Dopo un anno va da così a così! E stiamo a due. Midlands e Theoden. È una citazione tutto il regno! È stato consumato dall'odio verso Griffith e dall'amore non corrisposto della figlia, madò che schifa. Che mo lo odia. Lui rinuncerebbe pure alla corona per vendicarsi. E ora Griffith, il maledetto Griffith, ancora una volta sta cercando di portare via sua figlia, la sua luce. Solo per questo è arrabbiato. Sì, sì, mica per altro, E chiama i Barchi Laga, sempre quelli della tribù Desilat. Oh, vedi che sono importanti. C'è stato tutto un combattimentone, squadra dei falchi contro de loro. Ma vabbè, famo che si poteva tagliare. Ma almeno una scena dei Barchi Laga, o quella del torneo, o questa. Era un altro combattimento comunque, anche se bello, pieno di cervello, di strategie. Questo si poteva tagliare. Ma le introspezioni, no! No, perché voglio cagare il cazzo deve essere uguale, no! Se no il finale non rende, è tutto superficiale senza il passato. De sta gente. E che tutto bene o male si ripete. Persino il re ha una sottotrama, hai visto? De merda. Ma una sottotrama in evoluzione, lui vecchio. Ma chi se ne frega. Il re spavaldissimo come al solito, con la chioma fluente. Vabbè, due tre squartamenti dopo. Sciocco, quella spada è troppo grossa. Sei esausto. Così impari a sottovalutare la guerra. Tutto finito. Li fanno in bocca dentro qualcosa. Ma questo chi cazzo è? Subito sul carretto. Ah, forse ho capito chi è. Regà, qua hanno tagliato tutto un volumetto, non capitolo. Il volume 11. Ma meno male. Oh, per una volta sono contento. Hanno tagliato Vald, come si chiama? Meno male, grazie film, meno male. Un altro che si trasforma in cose strane, tipo Zod, e che fa le cose brutte con la sua squadra, i cani neri e la montagna. Carcola, la montagna del Berserk. Anche lui era, diciamo, una presentazione alla futura vita de Gasso. Ma meno male che hanno tagliato, perché piccola Angela, cioè io manco pensavo. Andate a leggere il fumetto. Anzi no, ha ammazzato Vlad, grazie anche all'aiuto de Zod che riciccia fuori. Tra l'altro contro di lui gli si spezza pure la spada a Gasso, quindi gliene servirà un'altra. Dagli de carretto. Però li inseguono, saranno una cinquantina. E metà dell'altra volta ci penso io da solo. Ma questi hanno capito che Gasso meglio non cagagli il Gasso, e quindi tutte frecce. Gasso stavolta si fa da una mano da Pippin. Ciao Pippin! Capirai, quelli grossi così nascono dei farchi. Non finirà bene. Però gli inseguitori colpiscono un cavallo. Oh, basta coi cavalli! Ma niente paura! Arriva Kolkas, che fa il pezzo che doveva fare contro Vald. Mischiano tutto, l'ho detto! Miei prodi! Alla te! Te se incula nessuno! I nostri eroi s'accavano. Griffith è salvo! Yeah! È tornato con noi! Sì! Ridiventeremo nobili! E dai! Tanto la prima volta è sempre la più difficile, no? Ma abbiamo imparato come si fa! Non credo sia così facile! Ma sì! Griffith e Gasso dopo Vald stanno una chiavica! Gasso ci scherza, oh, tra tutte e due! Io sto peggio! Lo so. Griffith, da uomo fiero quale è, vuole indossare l'armatura. Ah, anche se pari la controfigura di Imhotep. E mettiamo sta armatura. Dai, dai, è andata un po' malino, quest'ultimo periodo, ma fra un po' guarirai. Invece no. Judo spiega appunto che c'ha tutto da aiussato, tutti i tendini, tutte cose. Ma quando si ricchiappa è finita. Ma non è che dopo un po' di tempo guarisce, dai. No. Ma non è che gli ricrescono i tendini a roba. Non è Wolverine. E mo? E mo lo dicono alla squadra. Spieghino dei due film e qualcosa precedenti. Noi abbiamo fatto questo e questo e questo e mo così. E sono tutti smarriti. Sono perso. Dove mi sarò lasciato? Sono così distratto. A Gasso chi se lamenta gli dà fastidio e vuole prendere in mano la situazione, dicendogli una cosa tipo: va collate. Ma sta buono che il capo so io. Ho bisogno di tempo per pensare. Non siete voi, sono io. Rimaniamo amici.
Cos? Va collate, gli volevi dire. Beh, non proprio così, dai. Ma di finire da soli la battaglia che hanno cominciato, senza affidarsi ad altri. Ma non tutti sono così. Non tutti hanno un sogno. Alcuni vogliono aggrapparsi al sogno di un altro, a un sogno più grande, e vederlo realizzare. Cosa possiamo fare noi, quindi, per questi uomini che hanno perso tutto? Oh, qua l'adattamento ci sta. Bravi. Si capisce qua, lo vedi che quando si capisce te lo dico. Non prendo per il culo solo per far ridere. E abbraccini. Ormai stanno insieme. Griffiths li vede. E il comportamento di Griffiths da qua fino alle cose brutte si può interpretare veramente in molte maniere. Non voglio pretendere di capirlo, anche perché non parla. È geloso di Casca, è geloso di Gatsu. Si sente impotente in generale da uomo forte quale era. Ora sta tipo stuoia, una stuoia sopra una stuoia, ha fatto scopa. Che cosa penserà? Non lo so bene, ma so che comincia a svalvolare piano piano. Casca gli va a cambiare le fasciature, mentre Gatsu e Judo parlano del futuro della squadra. Noi sagaveremo, ma tu devi portare via Casca. Prima che... prima che? Rimane qua per i sensi di colpa. Ok. Ancora qui stai? Vabbè, che adesso? Sì! Natevene! Subito! Prima che sia troppo tardi! Ma viene intercettato dalla squadra d'assalto de Gatsu. E che cazzo? Loro sono rimasti fedeli al loro comandante e lo vogliono seguire a tutti i costi. Noi siamo i meglio! Abbandoniamo al loro destino sti poracci! Ste zavorre! Dulcis in fundo, perché Dulcis in fundo, Gatsu capisce, rivedendo i suoi compagni, che era questo il suo sogno. Stare tra la gente a cui vuole bene. Perché se n'è andato? Perché se ne accorge sempre tardi? Lo lasciamo stare! Almeno l'hai capito! Però, oh, dalla fuga col carretto, le scene se stanno a susseguir pare pare al fumetto. Farime c'è. Anche se ne mancherebbe una, che mo te dico. Ma anche a livello d'adattamento di quello che si dicono, di cosa capisce uno quando li sente. Dai! Casca, come t'ho detto, prepara la salma. Cura Griffiths! E gli pia male vedendo come sta messo. È tutta una presa a male. E piange. Ma perché? È triste, sì. Ma così, che angoscia. Mamma mia, ma questo già sta una chiavica. Chiama Judo che almeno ride. Griffiths rosica e gli esalta addosso. Ma cazzo fai? Niente, questo. Questo è il massimo suo ormai. Ma perché Griffiths fa ste cose allucinanti? Secondo me, perché lui rifiuta tutto questo. Poi li ha visti insieme, Casca e Gatsu, quelli che volevano bene a lui, avevano occhi solo per lui. Sta a cominciare a sbarbolare. E Casca lo abbraccia, perché tiene a lui, anche se sta a fare le cose brutte. Da cui lui l'ha salvata poi, non se scordamo. Un casino, sta succedendo un casino. Tutto a merda stanna. E non è ancora niente. Casca, si è chiusa. Chiusca. Come andiamo? Benissimo. Dici? Dai dei segnali contrastanti. Hai spezzato qualcosa a Griffiths. E io lo sapevo. Devi starci attenta, mo. È uno Shanghai umano ormai. No, sta bene. Bene, mi pare esagerato. Sta Griffiths. Come l'hai trovato? Ok. È che Casca ha preso le decisioni irrevocabili. Non può seguire Gatsu ed essere happy. Deve far da badante a Griffiths, quell'uomo così forte. Ora è uno spot dei rotoloni regina. Non può abbandonarlo. Mi disp. E Griffiths sente tutto. Vabbè, rimango pure io. Ma tu c'hai la tua strada da seguire. Non volevi essere suo amichetto? Il sogno? Però il sogno si è infranto. Ed ecco l'ambulanza a coronare l'inizio della fine. Ah, ma è proprio... è incredibile questa cosa. Ah, mo che sta a iniziare il delirio vero. Dai, sì. Io ti accolgo. Io ti consacro, ambulanza. Ci credo, ci posso credere. È proprio Roll che mi parla. È il dio creato dagli uomini. Dicevamo, il sogno. Ma ho scoperto che il mio sogno era sta qui con voi. Quando l'hai scoperto? Guarda, 5 minuti fa, insieme alla squadra d'assalto. Pure Griffiths non la pia troppo bene. E guarda la squadra delle formiche. Dopo la squadra di Farby, che assalta un pezzo di pollo. E poi magari io danno pure da mangiare. Ma un po' di polizia su sto caretto. Casca, vai con Gatsu, che sei buona. Chiamate Judo un po'. Mettete le telecamere. Seviziano i malati inermi. E ricomincia a flashare una cosa allucinante. Flasha i flash. Lui da piccolo angelo. Che ci fai qui? Impaurito e tremante. Ma perché prima gli adattamenti cannarsi e mo quasi frebuti il fumetto, parola per parola. Ma meglio, eh? Però, oh boh, te lo ricordi? Il sogno. Sì! Griff
Griffiths toglie il freno a mano dai cavalli parcheggiati in doppia fila. Cavalli, veri protagonisti di tutti i film serie TV. Tornate qui! Scusa, io ho seguito lui. Ha fatto ah! E io ah! E lo so, mi sono spaventato. Pure te compralo un blocco a zoccoli. Cosa? Che ci abbia sentito? Impossibile. A malapena riesce a strisciare. Ah sì, non è carino da dire, eh? Ma poi mica gli hanno tagliato i timpani. Le orecchie gli funzionano. Cioè, se questa è la vita che gli aspetta, lui così paralizzato e voi copiate per culo. Se uno te consacra, c'ha pure ragione. I cavalli accelerano. T'ha risentito! Scusa! Il punto de Griffiths, che è un po' il punto de Berserk, è che non ce vuole sta. La mia strada verso il sogno prosegue ancora. E invece no. Buca una ruota de legno. No, Griffiths! No, il sogno! No, ce l'ho! Vabbè, già rovinato. Flash! Se mette a sede, tutto a posto. Ha imparato pure una nuova mossa de ballo, va. Griffiths, c'è un braccio per così... Non te dà almeno... noia? Meh! Qua hanno tagliato altri flash assurdi. Su lui sposato con Casca e il figlio Katsu e il cane Pippin. Ciao Pippin! Per dire! Ognuno ci trovi il significato che vuole, guarda... Io non ho le tue lauree! Toh! Un pezzo di legno. Griffiths ne ha ammirato. Riscopre la natura. No! Suicidio! No, non posso dirlo. Autoeutanasia! Piercing alla tiroide. Che poi ci si appoggia se buca. E la madò. Ma che è nascia. Ma che è nasciaio de Valiria sta fratta. No, Griffiths. Anzi sì. Anzi no. Attenzione, Harry Potter in sé nessuno. Sei in filsa. Ma è ancora vivo. Magia. Perché non sei infilzato? Non vuole morire. Vuole continuare a sognare. Ma non può più nemmeno combattere. Non vuole rinunciare al sogno. Ma non può nemmeno inseguirlo più. Griffiths finalmente abbozza. How could this happen to me? La disperazione vera de uno come Griffiths. Anche i Griffiths piangono. Ha retto le peggio cose, sia nell'ultimo anno ma proprio nella sua vita. Sempre impassibile, sempre forte, sempre il migliore. Moses Fox. E vaffanculo! È tutto finito. Ma proprio quando se stava per arrende, Gugu, chi riciscia fuori? Il Beh. Anche se è rossiccio più che altro. Il Beh. Il coso comprato da una zingara, che è tornato da lui. È la sua natura. Cheat Zod al pezzo che t'hanno fatto vedere. E ricordando Zod, quando ogni ambizione gli verrà negata, che si rende conto che un perranno mortacci di sti film, va bene. Allora forse non è la fine. No. Cioè sì. Del primo tempo. Del tempo quello impresa bene. Ci vediamo la prossima settimana con la parte finale di Berserk, l'epoca Muoro. E muoro io a montarlo, mi sa. A rivedere le cose brutte.